Salve, cosa le posso servire? Uno scotch con ghiaccio e anche un bicchiere d'acqua. Visto che roba? Finirò per strappare. Manca più di una settimana ad Halloween e la gente già si maschera. È nella natura umana voler essere quello che non si è. Già, a chi lo dice? Un altro, per favore. Non ho potuto fare a meno di notarlo. Notare cosa? È tutto il giorno che mi stai venendo dietro. Suppongo tu non conosca il significato della parola discrezione. Uh-huh. Tu sì, invece. Sì, io lo conosco benissimo. Quindi tu sei discreta? Ho detto di conoscermi il significato, non ho detto di esserlo. E allora perché non mi dici che cosa sei? Abile nel comunicare, per esempio. Fammi indovinare. Usi il metodo del linguaggio del corpo. È la mia specialità. Ho dei bicchieri più grandi nella mia stanza. Tesoro, rispondi tu, per favore. Deve essere il mio ufficio. Digli che sono già uscito. Vuoi rispondere, per favore? Sì. Buongiorno, signor Anderson. No, è già uscito. Dovrebbe essere lì, forse ha trovato traffico. Sì, sono sua moglie. Certo, buongiorno. Senti, va tutto bene. Ha detto che ti licenzia, Michael. Lui vorrebbe licenziare tutti. Vedrai che appena andrà in porto l'affare della Croce del Sud si darà una calmata e cambierà musica. E se l'affare non va in porto? Ecco, e questo è il tuo problema. Per te la bottiglia è sempre mezza vuota. Non ricominciamo, per favore. Non litighiamo. Ci vediamo stasera, faremo qualcosa. Stasera non posso, sono di turno all'ospedale fino alle 10. Di nuovo? Va bene, se sei di turno rimandiamo. Aspetta. Questo fine settimana è stato un magnifico regalo d'anniversario. E tu sei stato fantastico. Lo sei stata anche tu. Ma l'anniversario è passato e ora devo andare a lavorare, giusto? No, aspetta, rimani un po'. Ehi! Non posso, te l'ho già detto, per favore non insistere.
Anch'io lo vorrei, tesoro, ma sono in ritardo. L'abbiamo fatto per tutto il weekend. È possibile che questi giochetti non ti bastino mai? Se non ti va è un problema tuo, Michael. Io sono sempre io, ma tu chi sei diventato? Siamo sposati da soli 2 anni. Che cosa ci è successo? Un momento, non scaricare la colpa su di me. Ricorda che eri tu che avevi dei problemi, non io, certamente. Non riesco a stabilire un contatto vero con Michael. Eppure ci stiamo provando a mettere le cose a posto. Ci stiamo provando davvero. Non è che per caso ti mette le mani addosso? Perché diavolo mi fai questa domanda? Perché no? Sono cose che capitano, invece. Forse in casa tua, non nella mia. Cristo, Madeline, non stare così sulla difensiva. Te l'ho solo chiesto. Beh, fammi il favore di non chiedermelo. Tu mi farai impazzire davvero, Madeline. Non sei cambiata affatto. È più di mezz'ora che stai lì a raccontarmi quanto vadano male le cose con tuo marito. Ma non vuoi ascoltare né accettare consigli da nessuna persona. Nemmeno da tua sorella. Sei come quando eri piccola, te ne andavi in giro con i tipi più terribili e più rotti della classe. Poi, quando ti facevano del male, ti sorprendevi. Se non smetti di giocare col fuoco, finirai per bruciarti. Sapevo di poter contare sulla tua comprensione, Chris. Io ti comprendo, non dire così. Solo credo sia giunto il momento che tu faccia qualcosa. Io sto facendo qualcosa, sto andando... Sì, lo so. Hai lasciato l'università per occuparti di un uomo al quale neanche piace fare l'amore con te. Adesso stai dicendo una cosa ingiusta. Non andiamo, Madeline. Potresti fare un sacco di cose per rendere tutto più facile. È proprio quello che sto cercando di dirti. Sto andando da... Dannazione. Ah, non si riesce mai a parlare. È l'ufficio. Sono 2 settimane che non mi danno tregua. Ascolta, ti chiamo stasera, ok? Sì, se torni prima di mezzanotte, chiamami. Le mie disposizioni voglio che siano rispettate, è chiaro? Voglio sapere perché le richieste relative a 15 permessi non sono andate avanti. Va bene, le faccio subito. Avresti dovuto inoltrare quelle domande più di 2 mesi fa. Questo è il tuo lavoro. Se non la porti a termine, puoi dimenticarti di fare carriera in questa compagnia. Pare che sia andata bene. Siamo stati fuori per il weekend. Quanto all'albergo, aveva ragione lei, era bellissimo. Direi che ci siamo divertiti. Ho fatto quello che lei mi ha suggerito. Michael ha partecipato totalmente al gioco. Credo si sia divertito anche lui. Perché quella faccia? Dovrebbe essere contenta. Sì, lo so, però... Però cosa? Non credo che possa funzionare. Mi pare di sì, invece. Sì, ma solo quando facciamo i giochi. Poi è tutto finito. Non voleva neanche toccarmi stamattina e abbiamo litigato per niente. Per niente? Mi dica cos'è questo niente. Soldi, sono sempre i soldi. Vorrei che pensasse un po' meno all'ufficio. Sta diventando malato di lavoro. Non è mai a casa e parla sempre del grande contratto o della grande promozione. Ora, quando sono a casa, vuole che risponda sempre io alle sue telefonate. Non lo voglio fare. Perché non glielo dice? Dirgli cosa? Che non voglio essere la sua segretaria. Non solo, dirgli tutto quello che le dà fastidio. Che sono stanca di inventare giochi sessuali per farmi desiderare da mio marito. Lo è davvero? Lo sono cosa? È davvero stanca di inventare giochi sessuali per farsi desiderare da lui? No, però... Però? La sua vita sessuale è migliorata ultimamente? Credo di sì, mi sembra migliorata. Fantastico. Ma non pretenda di cambiare tutto il resto in una notte. Si dia una possibilità. E la dia anche a Mike. A volte mi viene da pensare che dipenda da me, che ci sia qualcosa che fisicamente non piace. Lei non ha niente che non piaccia. Secondo lei sono attraente? Lei ha già un'idea di quanto la trovino attraente gli uomini che le ruotano intorno. E per quanto la riguarda? Lei si sente attratto da me. Non tanto da farmi dimenticare che io sono il medico e lei la paziente.
Ecco i registri dei dipendenti dell'hotel. È incredibile che sia ancora viva. Purtroppo la cameriera che poteva darci informazioni sulla ragazza è sparita. Che vuol dire è sparita? Beh, a volte, come dice il tenente Saunders, le cose ti sfuggono dalle mani. Pare che la cameriera non fosse in regola. E l'ufficio immigrazione l'ha messa sul primo aereo che la riportava a casa, diffidandola a rimettere piede in questo stato. E dove sarebbe casa? Città del Messico, suppongo. Stai scherzando? L'hanno rilasciata senza farla deporre. Non siamo mica a San Francisco, sai. Ci sono più clandestini che nativi qui. Comunque, appena la ragazza che è all'ospedale si riprenderà, potrà dirtelo lei quello che vuoi sapere. Certo, sempre che si riprenda. In ogni caso, se hai dei problemi a farla parlare, dimmelo. Di solito io riesco a convincere qualsiasi donna. Davvero? Certo. Una volta ho persino convinto una a farlo sul sedile posteriore dell'auto di pattuglia. Spero che non t'abbia chiesto troppi soldi. Pronto. Che ti succede? Se vuoi puoi parlare con me. Io non posso. Esattamente come le altre. Le manette strette ai polsi e la benda sugli occhi. Su, scatenate. Una benda? Sì, una specie di sciarpa che l'assassino ha avvolto sugli occhi della vittima. Forse per la ragazza è stato meglio. Aspetti un momento. Scusi, ma non riesco a capire cosa significa meglio. Che essere seviziati e uccisi con una benda sugli occhi può essere considerata una fortuna. Ma, Cristi, in cerca di capire. Questo non è quel tipo di quartiere dove puoi uscire a comprare il latte dopo le 10 di sera. Sai perfettamente chi c'è qui la notte. Le manette potrebbero benissimo essere le sue, della signorina Amanda Starr, alias Cinzia Drischi, alias la signora della notte. Guarda, eccola qui, leggi e soffri. Vuoi cambiare il mondo, Cristi? Mettiti al lavoro. Se davvero vuoi renderti utile, va a servire da mangiare all'ospizio. Cos'hai, Michael? Ti stai annoiando? Sono un po' stanco, tutto qui. È il lavoro che mi sta stressando. Se quell'affare non va in porto. Capisco. Cerca di non pensarci adesso. Come se fosse facile. Non qui. Ho pensato a un altro gioco.
Senta, non c'è assolutamente niente di cui vergognarsi. Capisce? È ipotizzabile che sia lui la causa di tutto questo. No, non Michael, non credo sia lui. Per esserne certi dovrei parlarne con suo marito. È mio marito che mi ha mandato da lei. Ha maggior ragione. Senta, gliel'ho già detto, si rifiuta di vedere qualsiasi persona. Lui dice che non ha fiducia negli strizzacervelli, capisce? Oh sì, come torna a casa mi chiede delle nostre sedute, però se soltanto prova a chiedergli di venire da lei, niente, non vuole neanche discuterne. Vede, non è la prima volta che qualcuno che è malato scarichi il compito della propria guarigione sulle spalle di qualcun altro. Mike sta facendo proprio questo. Cosa pensa di me allora? È quel che pensa di se stessa che conta, quello è importante. Penso di sentirmi sola. Non c'è niente di patologico nel sentirsi sola. E allora perché mi sento così male? Mi scusi, Madeline. La prego. Se ne vada via. Vai, ora! Prego! Bravo! Corri! Oh, porca puttana! L'ho vista, era ammanettata. Ammanettata? Sì, no, sono spariti dietro l'angolo. Buongiorno, tenente. Allora, cosa c'è? Si chiama Warren Jefferson, signore. Dice di aver sentito dei rumori ieri sera mentre portava la sua roba in lavanderia. Quando è andato a vedere ha notato un uomo che trascinava una ragazza. Dice anche che era ammanettata e aveva una sciarpa avvolta attorno alla faccia. Oh, fantastico. Non ci fate caso, ragazzi. È che non è ancora pratica di questa zona, capito? Quella non è ancora pratica di niente. Certo che al giorno d'oggi è proprio facile diventare detective, eh? Ed è ancora più facile se hai le circonferenze giuste. L'avete controllato? Eh? Controllato cosa? Il seminterrato. L'avete controllato? Sì, certo. Certo che l'abbiamo controllato. Abbiamo controllato anche tutto il resto. Adesso. Sto cercando di farmi forza e di fare tutto da sola. Ci sto riuscendo, sa, adesso mi trucco. Esco da casa, faccio quello che mi ha suggerito lei. Cerco di non isolarmi troppo. Ci riesco bene. Tranne per quanto riguarda Tracy. Le ho parlato di Tracy, vero? Tracy, mia sorella, la puttana, quella che non fa mai... Brenda, credo sarebbe molto meglio se non immettessi tutta questa energia negativa nel rapporto fra te e tua sorella. Sì, lo so. Però è che...
Ok, me ne ricorderò. Ha ragione lei. Non ci sono, però. Non ci sono mai, però. Mi creda, sto cercando davvero di tenermi pulita. Ma non è facile. Sì, lo so. Come vedi, questo non è un mestiere nel quale puoi fare tutto da sola. Senta, ho fatto dei controlli. Sembra che a San Francisco ci sia stato un caso analogo a questo 5 anni fa. Vuole sapere come l'hanno chiuso? Suicidio. Non lo so, sarà anche vero, ma non mi convince. Il caso Aldrich, vero? Sì, esatto, Bobby Aldrich. Pare si sia buttato dal ponte della baia di San Francisco. Suicidio, secondo il dottor Wendell, il suo psichiatra. Wendell Jennings? Sì, proprio così, dottor Wendell Jennings, abita al 1140 Beach. Ho sbagliato. Abita al 948 di Blessed Avenue, Santa Monica. Si è trasferito qui? Sì, circa 4 anni fa. Pare che lì abbia avuto dei problemi con la licenza d'esercizio. Come è venuto a saperlo? Beh, da giovane ho lavorato lì e ho ancora degli amici. Gli ho detto del particolare della benda e mi hanno mandato una copia del fascicolo del caso. Stavo pensando di fare una telefonata al dottor Jennings per vedere se mi dava qualche informazione sul caso Aldrich. Il fascicolo delle indagini non è molto chiaro. Forse lui può aiutarci. Sì, può darsi, provaci. L'unico problema è che è uno psicanalista. È difficile che riporti le confidenze dei pazienti alla polizia. Ecco, vede, quando parlo con lei mi sento sempre meglio. Probabilmente dovrei ricambiare il favore, giusto? Potremmo andare da qualche parte, magari a cena. Potrebbe parlare lei con me. Prossima settimana, stessa ora, qui nel mio studio, d'accordo? Va bene, certo. Dottore, se lo desidera, la prossima volta potrei stare qui un'oretta di più. No. Se non posso cedere io, non puoi cedere neanche tu. Capisci? Giusto. Posso entrare? Certo, si accomodi. Sono il dottor Jennings. In cosa posso esserle utile, signorina? Madigan, Chris Madigan. Vorrei farle qualche domanda, le spiace? Niente affatto, potrei fissarle un appuntamento la prossima settimana. Posso chiederle chi l'ha mandata? Il Dipartimento di Polizia, sezione omicidi. Mi fa vedere un documento, prego. Indagando su una serie di brutali omicidi, con aggressioni sessuali, mutilazioni, inattività perverse, attraverso l'archivio abbiamo scoperto che il modus operandi dell'omicida è molto simile a quello di un suo paziente che lei ha avuto in cura 5 anni fa a San Francisco. Robert Aldrich. Ho pensato che, essendo ben documentato, avrebbe potuto farmi dare un'occhiata alle sue carte e raffrontarle con i dati che abbiamo raccolto sull'omicida. Lei sa benissimo che non posso farlo. Se non sbaglio, Robert Aldrich si è buttato da un ponte. Ma il suo corpo non è stato mai trovato, vero? Mi tocca una curiosità, dottore. È vero che a San Francisco volevano revocarle la licenza? Questa informazione è totalmente falsa. Inoltre, trovo tendenziosa la sua domanda. Oh, di tendenzioso non c'è assolutamente niente, dottore. Quanto all'informazione, sono perfettamente a conoscenza anche delle accuse di molestie sessuali. Signorina Madigan, la mia accusatrice era una ragazza con dei gravi disturbi. La mia licenza non è mai stata revocata e non ho mai subito un processo. Adesso la prego di scusarmi, ma devo ricevere ancora molti pazienti. Mi terrò in contatto con lei. E grazie per la collaborazione.
Ti vuole il tenente Saunders. Tutto, corrisponde tutto, anche il più piccolo particolare. Le bende, le manette, la profondità delle ferite. Io non ci credo davvero che si sia suicidato. A proposito, sei riuscito a parlare col dottor Jennings? Oh, è stato davvero d'aiuto. Prima voleva fissarmi un appuntamento. Poi, quando gli ho detto che ero della polizia, pam, si è chiuso come un riccio. Il giudice Albert mi ha concesso un incontro. Voglio un mandato di perquisizione. Ho avuto una lunga conversazione con il mio amico di San Francisco, quello che ha seguito il caso Aldrich, nel quale era coinvolto il dottor Jennings. Sai cosa ha detto? Che anche lui non ha dubbi, siamo di fronte alla stessa persona. Defunto o no, voglio tutte le informazioni possibili su Robert Aldrich. Sono convinto che Jennings ne abbia parecchie. Può anche darsi, signore, ma non ha voluto farmi vedere niente. No, quello non collaborerà mai. Con i precedenti che ha, perché dovrebbe farlo? Certo, se tu vai da un individuo a fare la poliziotta e per di più gli tiri fuori i peggiori ricordi del passato, che ti aspetti che faccia? Ho mandato lì te proprio perché sei una donna. Non credi che usando un po' di fascino femminile avresti ottenuto di più? Con tutto il rispetto, signore, non credo davvero sia una buona idea che quando debba interrogare un testimone lei conti su di me per una qualsiasi altra prestazione che non sia la normale procedura d'ufficio. Cosa sono? Le chiavi dello studio del dottor Jennings. Di esercitare per comportamenti instabili. Sono venuta a scusarmi per l'altro giorno. No, non si preoccupi. Lei non deve scusarsi di niente. Può capitare che accadano queste cose tra uno psichiatra e la propria paziente. Spero che lei capisca. Naturalmente. Molto bene. Vogliamo parlare di lei e Mike? Beh, sembra che davvero stia entrando nell'idea del gioco. Pare che finalmente sia preso. Credo che stia funzionando tutto qui. Fantastico. Ora, quello che dobbiamo cercare di fare è spostarci dal gioco per trasferirci in una situazione più spontanea. Forse ci siamo già arrivati, perché è proprio quello che è successo. Ok, tesoro. Vediamo che cosa sai fare. Sicuro di non voler guardare le foto? Sì, ne sono sicuro.
Allora, pensa che lei e Mike stiate avendo un'esperienza salutare, positiva? Solamente che... Solamente che cosa? Che... È come se perdessi il contatto con il mio corpo e non riuscissi a capire la differenza. La differenza? La differenza tra il piacere... e il dolore. Come faccio a sapere quando sto oltrepassando il limite? Allora, cosa hai deciso per stasera? Farò come hai chiesto. Il dottor Jennings ha detto che è meglio se vengo alla festa. Va bene, ci vediamo stasera alle 9. Va bene, entrate. Ascoltate il movimento, ascoltate la luce, bevete la passione. Uscendo adesso. Lo so, ho capito, vuole che lo segua. Addio al mio appuntamento. Grazie, tenente. È molto strano, ma anche molto eccitante. Già. Ti piacciono? Sì. E questo? Non male, eh? Andiamo.
Vieni, vediamo cosa c'è. Ciao, entrate pure, è un onore avere qui una coppia così bella. So che è venuto qui. Porta l'impermeabile, gli occhiali, ha la barba, è un tipo poco appariscente, l'hai visto? L'hai mancato per poco. Quanto? 2 minuti, è uscito dal retto. Grazie. Non c'è di che. È un piacere conoscervi, questa è Alice, una mia amica. Sono sicuro che vi intenderete subito. Perché non andate a vedere quella magnifica opera d'arte? Non avere paura, ti darò molto piacere. Seguimi. Non posso. Eddie! Sì, vieni qui. Eddie, torna indietro! Lasciami in pace, non capisci niente! Non avere paura, ti darò molto piacere. Seguimi. Dire perché mi sta seguendo. E lei mi vuole dire perché scappa dalla polizia? Non mi sembra che io stia scappando. Che ci faceva sotto quella casa? Stavo controllando una persona. Mia sorella? Sua sorella? Sì, mia sorella. Di che sta parlando? Mia sorella abita in quella casa. E sono sicura che non sarebbe contenta se sapesse che uno sconosciuto la sta spiando nel pieno della notte. Non sono uno sconosciuto. Sono il suo dottore. Pronto? Maddie, sono Chris. Stai bene? Maddie, va tutto bene? Sì, naturalmente, perché? Dimmi una cosa, tu vai da uno psichiatra. Perché? Gli vuoi rispondere? Voglio sapere se vai da uno psichiatra. No, per favore, io... Madeline, non mentirmi. Mi ricordo che l'altro giorno hai detto che ti stavi rivolgendo a qualcuno. Volevi dire che andavi da un medico? Dove sei? Sei ancora al lavoro? No. Senti, voglio vederti domattina presto nel mio ufficio, d'accordo? Perché? Perché non ho voglia di parlarne per telefono. Ti aspetto.
Lei con calma. Ascolta, Tracy, volevo solo chiederti se puoi farmi un favore. Puoi venirmi a prendere? Mi sento male. Tracy, per favore, ti prego, vieni a prendere, ti prego. No, no, il dottore non c'è. Non c'è nessuno, sono sola. Non posso guidare. Tracy, ti prego. No, ti prego, non attaccare, ti prego, no. Mi piace d'essere scappata ieri sera. Non fa niente, non preoccuparti. Non ce l'ho fatta, non sono mai stata con un'altra donna. Senti, va tutto bene. Però sei stata tu a voler fare questi giochi, ricordi? Certo, ma è stato il dottore dal quale mi hai mandato tu che mi ha suggerito di farli. Quindi sarebbe colpa del dottore, è una scappatoia troppo facile. Ma è che si può sapere per quale motivo ti rifiuti di venire con me a una seduta? Perché non ho tempo, va bene? Il mio lavoro non è facile come riempire delle provette di vetro. Ci sono dei rischi e delle priorità. Io penso che forse ci occorra un po' di tempo. Che forse dovremmo stare lontani per un po'. Mike, no. Senti, mi dispiace, ok? Scusami, ti prego. No, è a me che dispiace, è colpa mia, non avrei dovuto chiedertelo. Perdonami, mi dispiace. Ti amo. Anch'io ti amo. Ho pensato a un nuovo fantastico gioco. Allora, quanto tempo è che ci vai? Te l'ho già detto, sono da qualche mese. Per l'amor di Dio, Madeline, vuoi parlare? Sono tua sorella. Prometto che la riterrò una confidenza. Una confidenza fatta a una poliziotta o a una sorella? Sorella. La storia la sai, te l'ho detto un mucchio di volte. Io e Michael avevamo dei problemi, cioè più che altro lui li aveva. La nostra vita sessuale era morta. Avrei fatto qualsiasi cosa, mi sarei rivolta a chiunque. Come hai conosciuto questo Jennings? Senti, Chris, io sono sincera, ma devi esserlo anche tu. Dimmi cosa succede. D'accordo. Il dottor Jennings è il principale sospettato in un caso a cui sto lavorando. Sospettato di che cosa? È un dottore. Dico sul serio, Madeline. Come diavolo hai fatto a invischiarti con uno così? Qualcuno al lavoro di Michael gli ha dato il suo nome. Questa sì che è carina. Tutto il suo ufficio sa che è impotente, però tu a me non dici nulla. Vaffanculo, Chris. Eri tanto presa a farti gli affari tuoi che non mi avresti sentita nemmeno. Gesù mio, Madeline, perché sei così astiosa? Hai acconsentito di venire qui per potermi trattare in questo modo? Mi spiace, che non riesco a capire, sono confusa. Ora, Chris, voglio che tu mi dica del dottore. L'ho seguito ieri sera. È venuto a parcheggiare sotto la tua finestra.
Sotto la mia finestra. Gli hai parlato? Gli hai chiesto perché? Sì, certo che gli ho parlato. Se vuoi sapere come la penso, nasconde qualcosa. Quello ha l'armadio pieno di scheletri. Per fortuna hai a che fare con lui solo a livello professionale. Oh, Maddy, ti prego. Ti prego, dimmi che è solo a livello professionale. Aspetta un momento, Chris, dimmi. Di che cosa diavolo hai sospettato? Ha forse ucciso la sua ex moglie, si è viziato un bambino, cosa ti spaventa? Suppongo tu sappia degli omicidi della band. Certo, tutti i giornali ne parlano. Indaghi sugli omicidi della band? Caspita, sei importante allora. Grazie, Madeline. Ero sicura che alla prima difficoltà avrei potuto contare sul tuo incoraggiamento. Devo dire che non mi hai delusa. Lascia che ti dica una cosa. Non venire a piangere da me quando ti troverai nei guai. Certo. Buona fortuna, Chris. I bambini fanno la differenza. Mia sorella dice che è come cominciare una nuova vita. Ha due bambini, Matthew e Jeremy. Quello è Matthew e quello che è sullo scivolo è Jeremy. Guardo i bambini di Tom e Linda tutti i mercoledì. E Tom è suo marito, ovviamente. Vede, hanno pensato che stavano andando un pochino troppo in là con l'età e quindi hanno voluto fare dei figli subito. Mia sorella ha detto che non avrebbe mai pensato che ci volesse così tanto a rimanere incinta. Però ce l'ha fatta. Taglia, la sapete accendere? Grazie. Bene. Si sta facendo tardi, devo andare. Tra poco Tom e Linda torneranno dal lavoro. Mi ha fatto piacere parlarle. Analisi. Ciao, tesoro. Ciao, Mike. L'hai trovata? Sì, l'ho comprata questa mattina. Perfetto. Non vedo l'ora che venga stasera. Io sarò a casa e aspetterò la tua chiamata. Ti farò due squilli. D'accordo, due squilli. Ciao.
Avete fatto un gioco con la band. Si ricorda di quello che le avevo detto a proposito di certi limiti che non doveva superare? Abbandoni questo atteggiamento e mi porti subito qui, Mike, per una seduta. Non so se posso fermarmi. E non so se può farlo lui, perché dovremmo? Pensavo fosse soddisfatto, dottore. Questa è la prima volta che io e Mike troviamo un'intesa del genere. Lei ha a che fare con una persona malata, Madeline, e sta commettendo degli errori estremamente pericolosi. Forse lei non ha capito, dottore. Questa è la prima volta che facciamo l'amore come se fossimo una cosa sola. No, è lei che non capisce. Prima che possa rendersene conto, potrebbe essere divorata da una cosa simile. Se lei ha problemi a parlarne con Mike, ci parlerò io. Ecco, prenda, lo chiami subito. Temo davvero sia impossibile, dottore. Mike è in viaggio d'affari. Per quanto tempo? Non lo so, 2 giorni, 3 giorni, forse tutta la settimana, dipende da come va. Ha detto che al suo ritorno in città mi avrebbe richiamato. Allora appena torna voglio vedere tutti e due. Non posso far finta di niente. Quando vedo queste cose, si è innescato un meccanismo pericoloso. E qualcuno rischia di farsi del male. Vuole sapere il mio parere? Io credo che solo lei si possa fare del male, dottore. Questa è una faccenda un po' troppo grossa per lei. In fondo non è altro che uno che pedina la gente e guarda nelle finestre. Mi sta facendo male. Avresti dovuto capirlo prima. Ora è tardi. L'ho risparmiata troppo a lungo. Adesso mi darei quello che voglio. Si chiamava Brenda Prescott, 17626 di Beachwood Drive, 23 anni, nubile e attraente, come si può immaginare. Come può vedere era ammanettata. Ecco qui, simile a quelle della polizia. Più tardi verranno quelli della scientifica a sfilargliele, gliele farò avere assieme agli effetti personali. Va bene. Dunque. La capisco. A volte può essere molto spiacevole. La conosceva? Sì. Era una paziente del dottor Jennings. L'ho vista uscire dallo studio quando sono andata da lui. Certo. Non so cosa stia succedendo, ma è giunto il momento di guardare le cose più da vicino. Ho richiamato il giudice Albert. Mi ha detto che per avere il mandato di perquisizione purtroppo occorrono altre 48 ore. Nonostante un altro cadavere? Sì, lo so, ma non possiamo scavalcare la procedura. Ecco, vede, quando parlo con lei mi sento sempre me. Mi sento sempre me. Mi sento sempre me. Pronto?
medico parla con l'assassino per telefono. Suicidio dal ponte della Baia. Il tenente Alex Saunders, per favore. No, ascolti, è con lui che devo parlare. Unità 2 Williams 89. Appena lo sentite, fatemi chiamare, d'accordo? No! No! No!
È solo un gioco, Maddie. È solo un gioco. No, per favore. Non voglio giocare più, basta. T'ho detto che è solo un gioco, tesoro. Non si muova, dottor Jennings. Ma che diavolo sta succedendo? Sì, voglio parlare con Chris Madigan, il detective. Ok, per favore, le dica che ha chiamato il dottor Wendell Jennings. Può trovarmi al telefono della macchina. È molto importante, 555-4623. Qual è il numero? Lasciate pure un messaggio. Madeline, sono il dottor Jennings. Ascolta, Mike e Bobby Aldridge. Chiama subito la polizia. Bobby! Betty, ci sei? Io sto arrivando. Sai, non avresti dovuto farlo, Betty. Sei scesa troppo in confidenza con lui. Lui era mio. Era soltanto mio. Capisci? Io ti avevo mandato da lui per parlare al posto mio, capisci? Non dovevi parlargli di te, Maddie. Bobby, metti giù il coltello. Lasciala andare. Metta giù la cornetta. Subito. È giunto il momento che lei risponda a qualche domanda. Deve andare immediatamente a casa di Madeline Dalton. Se non vuole andarci lei, mandi una pattuglia a controllare. La sua vita è in pericolo, ne sono certo. Lasciami andare, per favore. Bobby, butta via quel coltello. Non provarci neanche a muoverti, se non vuoi che le tagli questa splendida gola. Tanto ti farei un favore, giusto? Tu l'hai sempre odiata, tua sorella. Chi è la più bella? Chi è la più intelligente? Chi è che comanda? Per favore. Dammi il coltello. Oh, su, forza, fammi vedere come mi spari. No, non mi sparerai. E sai perché? Non hai fegato. No! Se proprio vuole arrestarmi, prima dia un'occhiata a queste carte. Vuoi mettere giù quella pistola del cazzo? Fermo! O la metti giù oppure la usi. Allora, che fai? Mi spari? Lo sai come si fa? Devi solo premere il grilletto. Avanti, sparami. Non stare lì come un manichino. Premi il grilletto, forza! Dammi quel maledetto coltello! Lo vedi? Non hai fegato, Chris. Allora, che cosa aspetti? Vuoi spararmi o no? Avanti! Spara! Avanti! No! No! Ah! No! Non ci vedo. Dove sono i miei occhiali? Dove sono? Maddie! Torna qui, Maddie, dove credi di poterti nascondere? Eh? Maddie! Maddie! Thank you.
ti può sapere dove cazzo sei? Non è stata un'idea mia quella dei giochetti! Maddie! Tesoro! Sono mancato. Perché? Non farmi. Mi dispiace, amore mio. Mi dispiace davvero. Thank you.